Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla parte, mi sa, 9, sì, dovrebbe essere, no, la 8, del Waterloo a Orange 4 Mayhem. Allora, vedete che io ho cambiato metodo di montaggio video, cioè, allora, adesso vi spiego, perché prima utilizzavo il Movie Maker 6.0 per narrare e renderizzare, solo che mi dava fastidio avere la qualità bassa e avere quella cosa ai colori che non me li dava giusti, quindi adesso sto usando Camtasia Studio 7 per montare il video. I video terranno un po' di più, ma comunque la qualità è ottima. Spero che sia ottima. Allora, in questo livello saremo in questo castello dove ovviamente noi dobbiamo entrare o col jetpack o con la corda ninja. Ricordo che non avremo i jetpack sufficienti per tutta la squadra, quindi i due vermi dovranno entrare con la corda ninja. Ecco, andiamo per di qua. Ecco, guardate che sfiga, ecco. Sfiga, e mi finisce il jetpack, però chissà perché non subisco il danno della caduta, quindi ho tempo per risalire. Quindi ho sciupato un altro jetpack. Una volta che avremo distrutto, cioè quando avremo eliminato questi vermi, comparirà il mago, cioè che sarebbe il capo. È molto forte, utilizza un'arma molto forte che vedremo dopo, ma comunque adesso dobbiamo occuparci di questi piccoli vermi che non sono neanche tanto forti. Adesso alzo un po' il volume di Camtasia. Ecco, così immagino che si senta meglio la mia voce. Saranno come al solito muniti di bomba a grappolo che non ci fanno un bel niente, e a volte anche di bazooka. Adesso tocca all'altro verme che abbiamo. Ecco qua, epic fail. Meno 5, cioè da un albero cade, si fa male. La cosa che mi fa incazzare è che interrompe anche il turno. Sto qua usa una granata, che però purtroppo non ci fa praticamente niente. E adesso, ecco, abbiamo un altro verme che userà la corda ninja per entrare. Ecco, guardate come si usa. Puntate qua. Poi usate il tasto, mi sa, Q per andare avanti e poi i tasti direzionali per oscillare fino a quando sarete dentro. Poi cliccate di nuovo il pulsante sinistro del mouse. Così. Perché ho usato il paracadute. Ecco, guardate, ecco, lol, epic fail. Cazzata, insomma. E ho sacrificato un mio verme. Tanto qua con la sua infallibile bomba a grappolo non ci fa un bel niente, distrugge solo un po' il suo castello. Cazzi suoi. Poi adesso io vi consiglio di tenere un verme su questa torre, perché il mago poi apparirà su questa torre, quindi è solo così per averci la vita un po' più facile, avere la vita un po' più facile. Allora, affacciamoci e usiamo il bazooka su questo verme qua. Boom, colpito in pieno. E poi andate, cioè non restate lì in bilico, ma andate in un punto più sicuro della torre, perché se vi lanciano una bomba e vi fanno cadere siete fottuti. Allora, poi la bomba a grappolo, non ci fa niente. Tutte bombe a grappolo, ma anche se non fanno un bel niente. Poi, adesso entriamo, stavolta facciamo sul serio, non facciamo cazzate. Dai. Oh, guardate, un altro epic fail. Date una testata. E per questo salto il turno. Chi colpisce? Nessuno. Nessuno colpisce. Ok, allora adesso chi colpiamo? Eh sì, con la corda ninja volevo prendere quella scatola là, che contiene un jetpack. No, la corda ninja qua è troppo lontana per, cioè, qua è troppo lontano per usare la corda ninja. Quindi io vi consiglio. Vabbè, innanzitutto io adesso vado col paracadute là verso il nemico, faccio così. Col paracadute non buttatevi, perché rischiate di farvi del male. Ecco. Qua abbiamo un jetpack.
jetpack. Però allora sì, prendiamo. E adesso qua dobbiamo buttare questo qua in acqua. So che non ce la facciamo, rimane lì, qua è quasi caduto, ma comunque. Beh, gli abbiamo tolto 30 di vita. Un altro pugno basterebbe. Tocca a lui. E lui invece di colpirci col bazooka qua, cioè dato che ci farebbe un gran danno, lui cerca di colpirci l'altro verme, ma non ci colpisce, quindi spreca, diciamo, il suo turno. Allora, adesso vediamo cosa facciamo. Usiamo il jetpack e andiamo in cima alla torre. Vi consiglio, tenetevi un verme come minimo in cima alla torre. Poi no, che corda ninja. Poi qua, in questo punto qua, usate una bolla difensiva e andateci dentro, perché dopo l'arma che userà il mago sarà davvero forte. Se non avrete la bolla difensiva rischiate di morire. Adesso io qua cerco di colpire il nemico con un fucile a cecchino, ma purtroppo non ci riuscirò. Cioè, per un pelo, stavo quasi per farcela. Lui ci vuole colpire con una granata, ma purtroppo la bolla difensiva è invalicabile dalle armi, perché anche i vermi nemici possono andarci dentro, quindi non è che sia poi così difensivo. Bene, un colpo di fucile, sto qua all'altro mondo. Io adesso faccio una cazzata, mi butto giù, perché ecco, adesso quando arriverà il mago ci saranno anche delle armi nuove, che però noi non prenderemo, perché non lo so. Ecco, l'arma più potente che ha il mago è il colpo grasso, questo qua. Ci ammazzerà questo verme col colpo grasso. È molto forte quest'arma, quindi appunto vi consiglio di avere la bolla difensiva. Io non l'ho usata su quel verme lì a terra. Ci colpisce ripetutamente e ci ammazza. Vedete che ha tolto ben 97 PS di vita. E adesso noi andremo un poco più su, dove ci sarà il mago. Che corda ninja, no? Facciamo un bel salto qua e io vi consiglio qua di usare una bella dinamite. La piazziamo in questa direzione e poi andiamo via. E così il mago non solo volerà giù dalla torre, però subirà anche un bel po' di danni. Gli rimangono 2 PS di vita. Bene, adesso userò ancora il colpo grasso. So che non ci farà niente, perché noi appunto abbiamo una bolla difensiva. E poi colpisce anche la torre. E il suo ciccione va in acqua. Bene, allora adesso noi dobbiamo solo colpire il mago un'ultima volta e poi abbiamo vinto. Adesso lo colpiremo. Potete colpirlo con qualsiasi arma, tanto a 2 PS di vita. Io lo colpisco col fucile a cecchino, tanto per stare al sicuro. Perché se uso ancora una volta il colpo grasso, per me è la fine. Pam, colpito, abbiamo vinto. E cadiamo anche, non so perché ho voluto buttarmi giù. Comunque questa parte è finita, votate, commentate, iscrivetevi e ci vediamo ad una prossima parte. Ok, ciao!